Ciao ragazzi, benvenuti in questo tutorial da me, da me e da Lorenzo. Oggi andiamo ad insegnare insieme il comando resta, fermo, ed è talmente semplice che lo facciamo fare a Erika. Siamo pronti? Partiamo! Andiamo, dai! Bene ragazzi, per la rubrica un umile saluto, io Lorenzo ed Erika andiamo a salutare tutte le persone che hanno trovato un secondo di tempo per commentare sotto i nostri video. Vittoria Mugieri, Elisabetta Margarese, Linda Chiolupo, Nicole Clavessa, Noemi Chiut, Laghini Gamer, Flow, Alessia Collu, Sabrina Talini, Sweet Ludu, Davide Marinolli e tutti gli altri che hanno trovato un secondo di tempo per commentare sotto i nostri video. Ragazzi, noi vi leggiamo tutti, quindi lasciate sempre un commento sotto i nostri video. E ora il video, vediamocelo, va? Allora, adesso andiamo a spiegare a Lorenzo come si deve fare l'esercizio. Topi, ascoltami bene. Quando io ti faccio così, fermo, tu devi rimanere fermo per un periodo di tempo X, che può durare 5 secondi, 10 secondi, un quarto d'ora, mezz'ora. Per arrivare a fare questo, io poi dopo mi muoverò, ma tu sempre fermo devi rimanere. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Non so se Lorenzo ha capito, ma a vederlo, quello che io ho detto, però spero che voi abbiate capito quello che io ho detto. Il discorso è molto semplice. Prima andiamo ad impostare un comando gestuale che sarà l'alt del vigile, quindi gli dirò fermo. Dopodiché lavoreremo sul tempo. All'inizio lui sarà bravo ad aspettare per pochi secondi, 2 secondi, 4 secondi, 5 secondi, 10 secondi, fino ad arrivare ai quarti d'ora nei casi più top. Andiamo a lavorare con il rinforzo positivo del cibo, almeno lui perché è molto propenso a questo, ma se avete cani che accettano i giochi con le palline ad esempio, potete usare anche quello come rinforzo positivo. Come abbiamo detto nell'intro, dobbiamo impostare il comando gestuale, cioè l'alt del vigile fa il comando gestuale. Resta. Mezzo passo indietro, mano a vista, ok, aspetta un secondo, torna dal cane, benissimo, premia, ok, super, mettilo seduto, ok. Alt del vigile, un passo indietro. Resta. Un passo indietro, un secondo, due secondi, vai, premio, super feste, fagli tante feste. Ok, dagli l'alt del vigile. Resta. Un passo indietro, questa volta aspetterai 3 secondi. 1, 2, 3, ritorna da Lorenzo, dagli il premio, molto velocemente, coccole e feste, bravissima. Adesso che lui ha imparato a restare fermo 3 secondi, puoi azzardare a fare 2 passi indietro, ma giusto per rendere l'esercizio un po' più interessante. Dopodiché il cane, quando avrà imparato e sarà diventato bravissimo, i secondi diventeranno minuti, i minuti diventeranno decine di minuti e poi basta, perché è troppo tempo, il cane poi si stufa, è vero Topi? Io questa volta non ti voglio aiutare, va bene? Resta. Bravo! Ripetere sì il comando resta, ma non mi deve diventare un resta oppure un fermo a macchinetta, no, bastano 2 volte. Quando il cane avrà ottenuto la concentrazione su di te e sa che questo gesto qui significa ok, devo stare fermo per X tempo, abbiamo fatto. Una cosa importantissima ragazzi, il comando resta è noiosissimo da insegnare al cane, quindi cercate di alternare ai momenti di lavoro, momenti di gioco, momenti di gioia, momenti di coccole. Fate attenzione, lavorare poco, bene e con costanza. Resta, gestualità accentuata, resta, bene, mi allontano 2 passi, non di più, aspetto, se si distrae ripeto, resta, aspetto del tempo, resta, ritorno da lui con calma, bravo! E dopo avviene l'esplosione, il gioco, la voglia di farsi le coccole, è vero? La cosa fondamentale che dovete tenere a mente assolutamente è che questo esercizio lo dovete fare in ogni posto, in ogni luogo, ogni occasione, circostanza, deve essere un valido pretesto per allenarvi. Ed ecco quindi che ci torna utile quando dobbiamo allacciarci le scarpe,
fuori in un parcheggio mentre passano le automobili, quando andiamo a prelevare gli ultimi 4 soldi che sono rimasti sul conto corrente prima di dichiarare bancarotta, davanti al centro commerciale mentre gli altri mangiano i gelati, noi ci divertiamo in questo modo. E soprattutto uno dei miei preferiti, insegniamo al cane ad aspettare sul marciapiede prima di attraversare la strada. Ragazzi, per il momento da me, da Erika e da Lorenzo è tutto. Se questo video ti è piaciuto, commenta e lascia un like. Mi raccomando, clicca sulla campanella per iscriverti al canale. È tutto per oggi, al prossimo tutorial. Ciao! Topi, tu non fai ciao ciao? Tu non fai ciao ciao? Ciao ciao! Tu non fai ciao ciao? Ciao ciao, 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 ciao. Noi i cani li amiamo. E tu?